Sindacati sul piede di guerra a Partinico. Presto potrebbero fermarsi i dipendenti e gli interinali del lato rifiuti Palermo 1, società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Questa mattina, nel corso di un'assemblea convocata dalla CISL, si è parlato di questa possibile conseguenza come ipotesi dell'attuale situazione, che vede sia i dipendenti diretti del lato che quelli garantiti dalla Temporary con diversi mesi di stipendi arretrati. E questo è solo uno dei tanti problemi che affliggono il sistema. È stata denunciata l'assenza degli standard minimi di sicurezza dei luoghi di lavoro, dagli autoparchi senza bagni funzionanti ai mezzi fatiscenti per arrivare all'attrezzatura e agli equipaggiamenti inadeguati. La CISL ha già preannunciato che questo stato di cose sarà rapportato alle autorità competenti. Nel contempo c'è preoccupazione non solo per la situazione attuale, ma anche in prospettiva futura, in vista della prossima costituzione degli ARO, consorzi tra comuni che sostituiranno gli attuali ATO in via di liquidazione. Una riforma bluff, secondo il sindacato, perché sul piano formale i problemi attuali saranno quasi certamente trascinati anche con il futuro assetto. Innanzitutto è mortificante arrivare in un autoparco che è fuori dalle più elementari norme di sicurezza e igiene, ovviamente, della salute dei lavoratori. Al di là di questo, faremo delle comunicazioni ufficiali alle autorità per fare presenza fisica in questo autoparco. C'è la problematica delle retribuzioni, che in realtà va messa in relazione a tutta la problematica del riordino degli ATO. È chiaro che il tema è quello: abbiamo ATO tutti in liquidazione in attesa che la Regione dia una comunicazione entro il 30. È ovvio che le risorse finanziarie dell'ATO sono le risorse finanziarie dei singoli comuni soci dell'ATO, e questa prospettiva sarà anche la prospettiva della SRR. Il nuovo sistema si ovviamente baserà per certi aspetti sulle stesse modalità degli ATO. Se i comuni soci non versano le somme all'ATO o all'SRR, non è cambiando un acronimo che si modifica il sistema. I lavoratori sono senza retribuzione ormai da 2 mesi. Qui c'è tra l'altro il pezzo di temporary che va per il 3° mese. Rispetto ai sindaci che costituiscono l'ATO di questo territorio, i commissari straordinari hanno comunicato a mezzo stampa che ci sono crediti per milioni di euro degli ATO e l'anello debole paga dazio. Lavoratori che non hanno retribuzioni e dovrebbero essere pure comandati a lavorare con mezzi fatiscenti e in condizioni raccapriccianti. I primi cittadini, sono 390 nell'isola, oggi siamo al comune di Partinico, sono i primi responsabili di questa condizione. Non possono nascondersi dietro il dito, non possono girare la faccia. Qui ci sono 300 lavoratori che operano in condizioni allucinanti. Sembra quasi che non sia un territorio di uno stato civile. Noi faremo le comunicazioni alle autorità competenti. Ci auguriamo che per la vicenda delle retribuzioni i sindaci si sbrigano a far arrivare le risorse necessarie al lato per pagare i lavoratori. Altrimenti noi abbiamo tutte le procedure, la sicurezza non c'è, per cui i lavoratori fanno un favore alla cittadinanza che paga la tassa ad espletare servizi con mezzi fatiscenti, senza dispositivi di protezione, senza bagni dentro gli autoparchi. È una condizione incredibile, siamo in provincia di Palermo, non siamo, come dire, in una città dell'Africa.